Quest'oggi andiamo alla scoperta del menù di Nagrò, ricco di gustosi piatti della tradizione culinaria italiana, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Un'esplosione di sapori. È buonissima questa pizza, proprio cotta a punto, piccola ma bella consistente, saporitissima. Io con patate e salsiccia e prosciutto, comunque è buono. È la seconda volta che veniamo, però possiamo sempre ritornare. Com'è questa pizza? Tutto bene, buona. Ti è piaciuta? Sì, sì, molto. Che cosa le pare di questo bistrò? È molto, un posto molto bello. Ampia scelta di pizze bianche, rosse e gourmet realizzate con farina multicereali, lavorata con lievitazione lunga, tale da garantire una pizza digeribile e fragrante, miscelata di ingredienti esotici ed eccellenze gastronomiche, capaci di dar vita a combinazioni di gusti dal sapore unico. Il nostro bistrò accoglie famiglie, piccine e anche giovani, infatti noi abbiamo sia cucina che pizzeria. Le nostre pizze speciali sono quella in agro, come si chiama appunto il nostro ristorante, che è fatta di porcini, pancetta e pomodorini gialli. Le consiglio anche una bella pistacchiella con pesto, granelle di nocciola e mortadella. Ecco, voi ci tenete tantissimo anche alla farina e soprattutto alla lievitazione. Sì, infatti la nostra pizza è fatta con la farina e 5 cereali con una lievitazione di 36 ore. Troverete una varietà di vini delle migliori produzioni enologiche, provenienti dalle varie regioni italiane ed estere, con particolare cura per i vini del territorio. Bistrò è nato grazie alla passione per la cucina e al desiderio di incontrare e soddisfare le richieste gastronomiche della clientela. I piatti proposti raccontano i più svariati profumi e colori, si attraggono e respingono creando contrasti di sapore, un sapore che sboccia esclusivamente a tavola.
una cucina di qualità dove lo chef propone ogni giorno itinerari gastronomici. Allora, noi al nostro ristorante Inagro cerchiamo di portare un po' di novità con la tradizione. Iniziamo con i nostri salumi paesani, una ricerca nella zona, come a chilometro zero. Facciamo un po' di cucina gourmet per associare il sapore con l'eleganza e quant'altro. Noi ci affidiamo a una carne molto succulenta, in cui l'animale mangia diciamo concime naturale, un'ottima scelta di contorni, dove alla fine si sposa anche con la qualità della pizza, dove abbiamo fatto una ricerca molto accurata nelle farine e nel lievito. Quindi direi che sono dei piatti gustosi e anche briosi. Sicuramente per chi l'ha provati ha avuto un rispecchio della qualità e anche della vista del piatto, perché cerchiamo anche di dare un occhio a quello che il cliente vuole, diciamo l'occhio vuole la sua parte, no? Ecco, quindi profumi, colori e passione. E vedo qui insomma una carrellata di salumi, formaggi. Sì, è antipasto misto forse della casa, non lo so, comunque è buono. Io penso, siccome sono già cliente e sono ritornato, allora la risposta è in automatico. Ecco, questo è un luogo adatto anche per le famiglie. Certo, certo, rilassato con i bimbi che possono, c'è anche la sala animazione. E poi ci sono ovviamente i primi piatti. E sono tutti buoni. Anche quelle che abbiamo mangiato noi, le petite con le pepite, con calamari e broccoli, broccoletti. Ottimo, ottimo pranzo. Leggeri ma sostanziosi, diciamo così, al punto giusto. Diciamo che per i miei gusti era un po' poco. Però diciamo che adesso mi contenterò con la pizza. E quindi ci ritornerà? Certamente, non c'è due senza tre, perché questa è la seconda volta, quindi sperando, ok.